L'impronta idrica è un indicatore che quantifica il nostro utilizzo della risorsa acqua. Utilizzo in forma di uso diretto tramite le attività domestiche, commerciali, industriali, che è l'uso più conosciuto e più tradizionale dell'acqua, e l'uso indiretto, ovvero l'uso attraverso i beni che utilizziamo che hanno richiesto per la loro produzione un consumo di acqua. L'impronta idrica di ognuno di noi, quantificata su tutti i beni che ognuno in media utilizza e consuma, è di circa 3.800 litri per persona al giorno. E si capisce come questi grandi volumi d'acqua, confrontati con una disponibilità idrica in diversi luoghi del pianeta molto variegata, può determinare un utilizzo sostenibile o non sostenibile della risorsa. Inoltre, se si somma l'impronta idrica di ogni persona per tutti gli abitanti di un paese, sia che l'impronta idrica complessiva può superare la disponibilità idrica del paese stesso, e da qui la necessità di importare i beni agricoli e con essi virtualmente anche l'acqua utilizzata per produrli da altri paesi del mondo. Si determina così uno sbilancio tra i paesi importatori d'acqua e i paesi esportatori di acqua. Queste problematiche sono poco note e di recente investigate, e sono quanto viene proposto ai ragazzi delle scuole che fanno parte del progetto CLIC 2, in cui partecipa il Politecnico di Torino e in particolare il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture. Gli studenti sono venuti al Politecnico e hanno assistito a una parte di lezione frontale sul tema dell'impronta idrica e ad un'attività pratica che ha permesso loro di visualizzare la quantità d'acqua che il loro paese e altri paesi del mondo devono importare da altrove per l'impossibilità della produzione locale di soddisfare i bisogni.